Nuovo lutto al Grande Fratello. La scorsa settimana i canali social del Grande Fratello VIP aveva annunciato la morte di Luca, un componente dello staff che da anni lavorava nel reality show di Canale 5. Un collaboratore giovane conosciuto da tutti, tanto da ritenere necessario condividere un suo commovente scatti, con tanto di messaggio in sua memoria, accanto al profondo cordoglio per la famiglia. A distanza di giorni, però, la grande famiglia del GF viene colpita da un altro lutto. Infatti il programma Mediaset piange l'improvvisa dipartita di Filippo Sciortino. Il 55enne palermitano di Monreale, uno scenografo apprezzato e stimato, è venuto a mancare improvvisamente. Nella sua cittadina di origine era conosciuto da tutti e quando faceva ritorno nella sua amata patria non si tirava indietro agli impegni che gli venivano proposti. E, venuto a mancare lo scenografo Filippo Sciortino, lo scenografo del Grande Fratello Filippo Sciortino passava la maggior parte del suo tempo nella capitale, dove gli impegni professionali lo tenevano lontano dalla sua amata Sicilia, in particolare la meravigliosa perla di Monreale. Si trovava in un B&B di Roma quando un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. Stando alle prime informazioni, a quanto pare a nulla sono valsi i soccorsi allertati in fretta e furia dalla direzione della struttura. Purtroppo il 55enne non ce l'ha fatta. Continua dopo la foto, il ricordo su Filippo Sciortino. Filippo Sciortino, oltre a lavorare con la famiglia del Grande Fratello, aveva alle spalle collaborazioni di prestigio. Ad esempio Dolce & Gabbana, che lo aveva fortemente voluto per alcune sfilate in Sicilia. Inoltre il 55enne aveva messo la professionalità a disposizione anche per la trasmissione Il Cacciatore. Dopo la notizia della sua morte in tanti si sono stretti al dolore della famiglia e anche il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando ha espresso il proprio cordoglio definendolo un artista eclettico, capace di realizzare opere meravigliose.